Ciao a tutti, eccoci qua in un nuovo appuntamento con Tomodachi Life. Andiamo subito a vedere che cosa accade nel palazzo. Se ci sono qualche cuori, niente, andiamo da Vicky, che è su in cima, che ci attende e cosa vorrebbe chiederci, vediamo. Ma, va via, proviamo, magari la volta buona. E ce l'ho fatta a fare uno starnuto! Alleluia, dopo secoli che ci provo. Sì, che regalo ci offri? Oh, bella tintura per capelli. Ti do un bel toast alla francese. Ah, perché? Ah, non avevo visto che c'avevi mezzo stomaco pieno. Allora ti ci può stare un bel succo di mela. Il succo di mela sì, eh. E voilà. Ottimo, e andiamo avanti. Eli, parliamo con Eli, che era al telefono. Vai, dici. Questo ci sono. Ok. Vai, questa, perfetta. Ok. Da mangiare, una bella parmigiana. E l'ha gradita, anche se non è dai preferiti. Che cosa potremmo? Andiamo in giù, chi c'è? Lui è il Brasile, mamma mia, questa è una degli ultimi entrati. È da tanto che non guardiamo. Come sta, che cosa fa? Uno starnuto. Va bene, allora buono, no. Bagno. Set da bagno, tieni. Perfetto. Adesso vado a fare subito un bagno. Ottimo, vedo che qui ce la stiamo lavando di grande lena e via. Ora siamo bello profumati, si sente l'odore da qua, si fa per dire. E certo. Oh, bella fotocamorosa reggetta, tieni del baccalà. Vediamo se aumenta la felicità. E sì, è. Livello 2. Ma visto che ci siamo, diamogli un oggetto, un bel telefono. Aspetta, buona penso di cellulare. Eccolo qui. Vai. E voilà. E visto che siamo qui, beccati un bel frullato. Oggi ci concentriamo qui sul Brasile. E vediamo. Che. Bella, felpa col cappuccio. Aspetta, giubbotto di pelle, impermeabile. Maglia larga, vai, tiè. Questa. C'è da smaltire tutti quei vestiti che ho. Ottimo. E torniamo indietro. Vediamo qui. Gattina, che lei è una delle nuove entrate. Vediamo che cosa ci chiede. Un mese, ma no. Certo che potrete andare d'accordo, hai ragione, vai. Ottimo, allora ti diamo una bella parmigiana anche a te. Non so se gli ci sta perché. Ah no, gli ci sta. Voilà! Per poco non fa livello 4. Guarda, allora, diamo un bel vestito a gattina. Questo è un bel abito prezioso, sì, parati, eh. Vediamo se gli piace. Eh sì. Livello 4. E diamogli una canzone, un rap, vai. Il cellulare già ce l'aveva. E voilà, abbiamo aggiunto la nota musicale. Giusto, giusto. Sì, veniamo trascinati. Daisy sta litigando, aiuto. Mamma Natale. Oggi si stanno proponendo i nuovi Mi, meno male. 3 settimane, wow. Ma certo, guarda. Tosta alla francese. Per poco.
Poi, che ne dici di cambiare l'abito e di mettersi un abito ragazzi anni 20? Vai. Ma come, guarda che ti stava bene, eh. Forse è troppo sbracciato perché mamma è abituata a vestirsi pesante. Allora ti diamo un abito cinese. Questo bello, leggero, proviamo così. Vediamo. Chissà se gli piacerà. E questo gli è piaciuto. Là, livello 3. Io darei una frase. Che dici? Regali per tutti. Vai. Vediamo. Anzi, morta. Vai. Vediamo. X tutti. Regali X tutti. Bellissimo. Nuovo motto. Tuco! Andiamo a vedere. Anche lei è una delle nuove entrate ed è da tanto che non ci chiacchieriamo. Vedi, 3 mesi, ragazzi. 3 mesi. Tieni le melanzane e la parmigiana. Abbiamo trovato un detestato! Mamma mia, che fortuna! Livello 1! Questa è veramente fortuna, eh! Va bene! Sì, vai! Diamo un nuovo vestito a Toko. Aspetta, vestito, vestito. Tieni, tieni, vai, così, bello, fluorescente. No, mamma mia, oggi Toko non ti va bene, eh? Vediamo di darti allora un arredamento interessante. Compriamo. Vai. Arrivederci. Vediamo se gli piace questo. Dai. Vediamo. Se riusciamo a fare almeno livello 2. Guarda com'è tutto bello colorato. Oh, meno male. No, grazie. E meno male siamo riusciti a far passare di livello, Toko. Non so come si pronuncia, sinceramente, però spero di aver detto bene. Un bel rock and roll, anche se non gli piaceva il vestito punk. Vai! Tintura per noi. Andiamo lì giù, e c'è cioè terra. Ma dei nuovi, volevo vedere. Babbo Natale, anche lui è nuovo. Guarda com'è vestito. Va bene, una settimana non è tanto, dai, cioccolato per te. Ok. Cambiamo anche vestito, che ne dici, Babbo Natale? Io direi di sì, eh. Andiamo giù così, cambiamo su un costume da elfo. No, Babbo Natale, no. Cane 1, questa banana, costume da bagno. Ecco, costume da ape. Da strega, da sposa. Tieni, tieni, tieni. Vai a fare un safari, Babbo Natale, vai. No, non gli è piaciuto. Guarda che ti stava benissimo. Allora via, ricambiamolo. Ci abbiamo studiato anche tanto per dartelo. Vai. La t-shirt con delfino. Andavi a giro con un asciugamano. Ah, questo gli è piaciuto, meno male. Potevi vendere anche il da safari, eh. O giochiamo insieme. Quizzum. C'è il riso? Oh, andata bene. Vai, avanti il prossimo. Testa di domino. Vi fa un'unguria. Basta, una testa di domino. Ale, l'ultimo. Teiera, aglio o patatine fritte? Boh, sarà... Patatine fritte? Ci è andata di lusso! È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Cesta piccola, cosa c'è? Una bella torcia. Ci è andata bene, non abbiamo preso la dentiera. Chissà cosa ci se ne farebbe della dentiera, non lo so. Allora, qui c'è la mia sosia che sta al computer, qui c'è Terra, che Abdallah, anche lui abbiamo visto di recente. Pera, via! Andiamo a vedere Pera che sta male, che cosa accade. Come mai sei giù di morale? Che è successo? Ah, vabbè, sta ripensando ai tempi in cui stava con Shaq. Vediamo. Non si piange sul latte versato.
Ti mangio che ci sta proprio. Wow, ricordi di pera. Ok. E lì neanche col costume intonato. Vada, vada, giocare a tennis. Palla! Vestito il kimono. Vestito uguale. Così non è più. Ok, abbiamo capito, ma anzi può scappare. Senti un po' questo. Ma bisogna vedersi tutti. Cosa dici se ti rimango e non c'entri il bersaglio? Mandato. Ah beh, non era proprio così tanto bella. Ecco, ecco, si inizia a vedere già i decadimenti. Vedi, gioca da sola. Attenzione, attenzione, non ci fa saltare. Questa non mi era mai capitata, sai, mi ricordo. Non mi ricordo. Va benissimo, però, purtroppo è così. Non si può piangere sull'avversario, come dicevo, quindi. Però puoi fare un bel viaggio, per portare il morale alle stelle. Certo. Da sola o porti qualche amico o amica. Da sola. In Cina. Vai. Anche a occhi aperti. Perfetto. Ma c'è anche il vestito cinese, è proprio un tema, brava, aspira. Si troppo avanti. Fa rientro. Oh, dai. E certo, uno si rigenera. E recupera tutto il buon umore. Yeah! Sono di nuovo perfettamente. Bene. Accetta questo regalo. Sì. Vabbè, quello non è che ci interessasse. Oh, l'ultima parmigiana di melanzane va a pera. Ok. Ma io ti darei anche un nuovo abito. Vediamo, ferma con la camicia larga, guarda. Finiamo anche la camicia larga. Quella non la compro più perché è proprio brutta. E via. Olà, e fa livello 34. Cambiamo di nuovo vestito. Tieni. Questo mi piace di più. Beh. Ma prego, vai. Regalo per noi. Oh, moneta d'argento. Oh, benissimo. E abbiamo anche oggi visto che cosa volevano i nostri... oggi è stata una giornata parecchio interessante. Ho trovato un detestato. E poi, insomma... No, cosa sto facendo? Non ho trovato uguali, però, insomma, è stata abbastanza... Davvero prolifica. Andiamo, quindi, a questo punto ai sondaggi. E andiamo... Anche un ricordo, stavo pensando. E, insomma, andiamo agli eventi. Ai voti, prendo i vostri sondaggi ed ecco qua. Vi ricordo di mettere hashtag sondaggio A3 o 2 o 4 e poi fare il sondaggio. E partiamo da il sondaggio A3 di Joelle Jolly, che è tra Yoshi, Kirby e Stratussina. Dove andranno? Non penso di vincere. Vanno su Yokai, credo. Oh, anch'io avrei votato Yokai. Certo. Anche Stratussina va benissimo. The Crazy sondaggio a 2 tra Stratussina, eccomi, contro Link. Oh, attenzione, attenzione. E vai, ho vinto, Ale, finalmente. Vengo, a parte che ho vinto anche l'ultima volta. Fai un sondaggio. Allora, Zizina Kawaii mi chiede di fare un sondaggio a 2 tra Sailor Moon contro Wings. E vediamo. E vince Sailor Moon. È la nostra scelta da generazione. Ok, ricominciamo. Vedo un sondaggio a 2 di Giada tra Animal Crossing New Leaf contro Animal Crossing Happy Home Designer. Mi chiamo Giada, insieme al mio amico Tommaso siamo tuoi grandissimi fan. Oh, grazie, grazie ragazzi. E ha vinto Animal Crossing Happy Home Designer.
vediamo un po'. Sondaggio A2 di I Love You se tra Matte e Bise. E vai. E vince Matte. E andiamo dal sondaggio di Ippare. Sondaggio a 4 tra rosso, blu, giallo e verde. E vince il rosso. E andiamo al sondaggio a 2 di Maria Pia Stratossina contro Tomodachi Life. Oh, vediamo. Questa volta invito. Ho rivinto! Ho rivinto! Giorgio è la seconda vittoria! Ma cosa succede? Cosa succede? Si sono dopati, fategli l'antidoping. Sondaggio 3 di Olimpia. Life is Strange. Sì, contro Tomodachi Life, contro Animal Crossing. Intenso questo sondaggio. E loro andranno a votare se stessi. E infatti, vince Tomodachi Life. Portano a casa il punto. Sondaggio 3 di Anastasia, The Sims. Uno a caso contro Slenderman contro Animal Crossing New Leaf. Vediamo. Chi votano? E vanno tutti su The Sims. Stavolta The Sims. Proseguiamo con il sondaggio A2 di Aurora. Tra Stratossina contro Mario 6412. Oh. Chi vince? Di poco, ma vinco io! Mamma mia, oggi ragazzi 3 volte mi hanno dato ragione. Ma cosa succede? Non è che nevicherà a Ferragosto, non lo so. E andiamo avanti con un sondaggio a 4 di Francesco 2004, Rilakkuma contro Doraemon, contro Totoro. Totoro, sì, ho detto bene, e contro Hello Kitty. Vediamo. Lo scontro è stato tra Rilakkuma e Doraemon e vince Rilakkuma. Spero si legga così. E andiamo, il sondaggio al 2, l'ultimo di Raffaele tra Nintendo Switch contro Stratossina. Oh, attenzione. Attenzione. Se vinco la quarta volta, non so cosa accade. Infatti, stavo per poco, e ha vinto Nintendo Switch. Però sono contenta, oggi ho vinto ben 3 sondaggi. Benissimo, allora ritorno qua nella pagina principale e vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto. Se volete che faccia i vostri sondaggi, mettete l'hashtag sondaggio a 2, 3 o 4 e poi mettete il sondaggio. E adesso che dirvi? Sì, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, divulgate il canale agli amici e adesso ciao a tutti e alla prossima!